Ciao a tutti, io sono Federico Camilletti, formatore STEAM, e benvenuti in questo corso di formazione che tratterà di informatica di base e aule innovative. Il corso è diviso in moduli e insieme a me affronterete i primi due. In particolare, nel primo modulo affronteremo il tema dell'informatica di base, soprattutto legato alla connettività e agli strumenti necessari per un docente per svolgere alcuni lavori in classe, mentre nel secondo modulo tratteremo Google Site. La scelta di Google Site ricade perché è un contenitore molto accessibile e versatile per varie attività che potreste svolgere in classe, quali blog, podcast o racconto anche una sorta di diario scolastico che tiene traccia dei vostri progressi durante le varie giornate scolastiche. Adesso do la parola alla mia collega che poi vedrete insomma nei moduli restanti di questo corso. Sì, benvenuti anche da parte mia. Io sono Federica Marchesini, anch'io formatrice STEM. Vi terrò compagnia io per la seconda parte di questo corso, quindi mi riallaccerò ai contenuti trattati da Federico e proseguiremo insieme nel nostro percorso. In particolar modo approfondiremo ancora una volta lo strumento Google Sites, vedendo alcuni esempi di utilizzo proprio in ambito didattico, quindi capiremo come sfruttarlo proprio per creare delle attività multidisciplinari e collaborative. Andremo avanti poi nei moduli successivi parlando del tema Aula 4.0 e ambienti innovativi, esplorandone le caratteristiche in termini di spazi, di tempi e di ruoli. In ultimo faremo poi un focus sulle dotazioni tecnologiche di questi ambienti innovativi, quindi alcuni strumenti hardware e software che ci possono essere d'aiuto nella didattica innovativa. Ci soffermeremo soprattutto sulla categoria di software dedicati ai quiz e agli esercizi interattivi, così da poter avere in mano degli strumenti che poi ci permetteranno di creare delle lezioni coinvolgenti, stimolanti e speriamo anche divertenti. Grazie Federica, io in ultimo vi ricordo che ci sarà da consegnare un semplice project work di cui vi verranno date istruzioni durante il corso delle nostre lezioni. In particolare si tratterà della realizzazione di una semplice pagina web su Google Site. Quindi noi vi aspettiamo, vi ringraziamo, buon lavoro e buon divertimento. Buon lavoro!